L'amore è una cosa che richiede fiducia e anche il vostro episodio parla di questo. Ma ci deve essere fiducia anche quando ci si affida a un regista esordiente, alla sua prima opera. Quindi come vi siete rapportati a questo film, al regista e perché avete scelto di farne parte? Vado. Allora, innanzitutto partiamo dal presupposto che l'esordio alla regia è un concetto relativo in questo caso, nel senso, mi spiego. Beppe Lo Console è un attore di una certa età con una sua dose di esperienza molto ampia, quindi non è uno sprovveduto che viene sul set e deve fare la sua opera prima, diciamo, quindi da una parte sapevamo che essendo lui un uomo di set avrebbe saputo gestire la cosa. Per il resto è stato lui ci ha convinto appunto a me minacciandomi proprio fisicamente, e credo anche a Stella, tu più che altro per. Io ci avevo lavorato, eravamo colleghi su una serie, era questo trittico io, Beppe e Nini Bruschetta. E quindi diciamo che si era creato un rapporto da colleghi. Beppe è un attore che stimo, che stimavo anche allora, prima che lui si proponesse con questa nuova avventura, che per lui di fatto è stata la prima, quindi è stato per me un automaticissimo dare fiducia. Se ti fidi di lui come attore, chi meglio di un attore che dirige può dirigere degli attori? Esattamente così. No. Il vostro episodio parla particolarmente di mettersi a nudo per l'altra persona quando si ama. Quindi, quanto è difficile poi mettersi a nudo quando si interpreta un personaggio in una commedia romantica e soprattutto poi il rapporto al proprio partner? Beh, nel mio caso mettersi a nudo è proprio un gesto fisico che lui fa per riconquistare il suo amore, insomma, e soprattutto la fiducia del suo amore. Perché il suo ruolo, che è quello di una pornostar, mentre il mio personaggio mi piace pensare che sia un uomo che si immagina libero, aperto di mentalità, che può stare con una donna che fa quel tipo di lavoro, però poi basta un niente per farlo precipitare. E in realtà questo niente poi è veramente un qualcosa che lei fa per me per amore. Ma questo mi porterà, diciamo, a una forma di gelosia paralizzante, faccio cose strane, insomma, visto poi senza spoilerare niente. È un po' necessario spogliarci di noi per raccontare altre storie, quindi è un'operazione doverosa perché se non ti ci cali a capofitto, diciamo, insomma, ti diverti a metà e racconti a metà delle possibilità che quella scrittura, dunque quella storia ha. Dopo questo film, nasconderete ancora qualcosa al vostro partner? Questo presuppone che tu stia dicendo che noi Infatti. abbiamo mai nascosto o nascondiamo, Mi dispiace, la verità sarebbe muy facile, questa è la faccia pulita di questo film. Parla con altri attori. Grazie mille. Bravo.